Ecco i passi da seguire per aggiornare PrimusC al nuovo codice appalti. Innanzitutto selezioniamo il bottone Amicus e aggiorniamo la banca dati capitolati e modelli. Eseguito l'aggiornamento della banca dati, seleziona Nuovo, Documento da modello, Capitolati. Nella cartella Decreto Legislativo 36-2023 sono presenti tutti i nuovi capitolati aggiornati. Pertanto, per creare un capitolato aggiornato al nuovo codice appalti, è sufficiente entrare all'interno della cartella Decreto Legislativo 36-2023 e scegliere il capitolato desiderato. Per utilizzare un capitolato relativo al vecchio codice appalti, è sufficiente scegliere un capitolato presente all'interno della route principale capitolati. Analogamente, per utilizzare i nuovi modelli relativi alla direzione lavori e collaudi, è sufficiente entrare nella cartella direzione lavori. In questa cartella troveremo la nuova cartella decreto legislativo 36-2023, all'interno della quale ci sono 61 nuovi modelli aggiornati al nuovo codice. Per utilizzare invece un modello relativo al vecchio codice appalti, utilizzeremo i modelli nella route principale. La stessa operazione per i modelli relativi ai collaudi. All'interno della cartella collaudi è presente la cartella Decreto Legislativo 36-2023, all'interno della quale troveremo i 4 nuovi modelli aggiornati al nuovo codice appalti. A titolo di esempio, apriamo un capitolato nuovo Decreto Legislativo 36-2023, quindi aggiornato al nuovo codice appalti, ad esempio quello relativo ai lavori edili. Ecco. Qui troveremo la nuova struttura del capitolato aggiornata al Decreto Legislativo 36-2023.